volevo ricordarvi assolutamente di seguirmi su tutti gli altri social. Trovate tutti i link in descrizione, dalla mia pagina Instagram alla mia pagina Twitter, e anche ovviamente girate sul mio server Discord, seguitemi su Twitch, tutto in descrizione ragazzuoli, mi raccomando, è importantissimo, perché soprattutto Twitch, Instagram e Twitter sono i main social che utilizzo sempre tutti i giorni, e tra l'altro mi raccomando, tutto in descrizione, seguitemi ora. Leon Drago, grazie per il follow. Qui non stiamo dicendo che è giusto o sbagliato shopparlo, ognuno fa quel che gli pare. Però il punto è un altro. È stato detto in chat che è più facile fare un PGL 6 che fare una reliquia. No, tra le che free to play ti basta pensare, il PGL 6 poi non fanno mai. Io c'ho il mio back account, c'avevo l'inizio al 2 da 2 anni. Quando? Perché feci il giro completo da The One, completo da Salt Mode. Non è vero. E quella va a fortuna, la reliquia ce l'hai garantita, basta farmare, basta fare 2 stage ogni domenica e l'hai. Cioè, capito? Grazie per il follow. Cioè, capito Kultax? Cioè. Aru, te che fai sempre gli stage 3, quante reliquie hai? Sì, ora la spostiamo. Sì, lo terrà sicuramente un 2000 DOS traditore. Zach, grazie per il follow, buondì. Sicuramente tu nella ragazzi, tranquillissimi. Ma Twigo avevo pensato in A o in S. Twigo. Vabbè, sì, poi ieri ce li mettiamo a quelli che si giocano, eh. Avevo pensato in tira o in S. Forse in A, perché alla fine si gioca solamente in back, quindi... Ho solo Ban, Twigo, The One, solo. Cioè, quante ne hai? Ban, Twigo, The One, Gother, Lilia e Roxy. Cioè, hai 6 reliquie. Porco 2. Io ne ho ancora, devo fare la seconda. Insomma. Poi ovvio, Xis, se uno fa anche lo stage 3, cioè se uno fa tutti e tre gli stage ogni domenica, 3 settimane hai una reliquia. Ah, e ti avanza anche dei materiali. Anzi, 2 settimane perché c'è anche lo shop di Yggdrasil, quindi sono 2 settimane. Sì, appunto, certo. Ma vedi che ora tutti dicono che il terzo stage è diventato una cazzata, quindi... Stanno facendo tutti il terzo stage. Io ancora devo farlo perché io sono un bot finale. Però figurati. Stanno facendo tutti il terzo stage, quindi. No, io non l'ho fatto. Ma io c'ho fatto una volta che ho fatto il secondo. Al terzo sono morto turno 1, mi sembra. Infatti oggi proveremo a farlo, ma sta bella tosta. Santo, grazie per il follow, grazie mille anche a Cippa, grazie mille. No, io c'ho per ora... Non avevo King, non avevo... Il problema è che non ho Brunilde. Cioè, senza Brunilde ne vedo tosta. Kyashan, grazie per il follow. Buon pomeriggio a tutti, ragazzi. Benvenuti in live, grazie mille. E benvenuti in live. Sì, ma certo che è fattibile. È fattibile. Ma so benissimo che è fattibile. Tutto solo sta nell'avere la pazienza di dire... Oh, dai, qua ho shortato l'RNG, resetto. Così, cioè... purtroppo, l'ho detto anche ieri, il piccione non è difficile. Il piccione va a RNG. Lo devi fare in quel modo e in quel modo lo devi fare. Capito? Purtroppo è così, bisogna piano per quello che è. Ragazzi, è l'unica modalità un attimino più tosta che ci ha messo il gioco negli ultimi 2 anni. I fan boss sono diventati meme, le tower le fai in automatico. Cioè, ormai ci rimane quello e basta. Purtroppo, giuro, sapete come la penso, purtroppo. Ripeto, per chi non fa il PvP in questo gioco può quittarlo, perché il resto è tutto in automatico. Cioè, sapete come la penso? Chi non fa PvP può quitare il gioco. Purtroppo è la verità. Anto PvE per cosa?
Non so nemmeno se sarà davvero Leeds Light. No, non si sa, però è lì che ci hanno fatto vedere una Leeds. Vedremo se corrisponderà al primo PG Light oppure no. Oppure sarà un leak che come tanti altri che usciranno da qui a 20 anni. Per dire. Comunque. Allora, qua su alcuni personaggi devo chiedere a voi, perché io non ce li ho e non l'ho mai provato. Ad esempio, Diane di Halloween non ce l'ho, Yori non ce l'ho e Merlin di Ragnarok non ce l'ho. Quindi mi dovete dare una mano voi e dirmi come sono, perché non lo so proprio io. Non mi ricordo le carte, non le ho mai provati. Yori nemmeno mai visto, ma nessuno di te l'ha mai visto giocare. Merlin anche D. È buono per il farming. Yori via, via. Yori no, ma io ho sempre saputo che era Terry che lo forte. Yori. Dianci, Yori A, Merlin C. Dianci. Yori A. Yori, ragazzi, per curiosità, ma si gioca in PvP? Cioè, che fa? Domandona, eh? Non lo so. Non sono personaggi che... Purtroppo... Si gioca di rado. Bah, mi piacerebbe avere questi personaggi. A parte, non pullo difficilmente su banner che non sono fest ultimamente. O comunque che non siano importanti. Sta bene in B. Più niente ci sono, più fa danni. Vabbè, ok. Pensato apposta per giocarlo anch'io, praticamente. Miguel, visto che con questo Milabas si può usare molto, è molto forte in piccione, io la metterei in A. In A o in S no, la metterei in A. Fa troppi danni, ok. Che dite, Miguel, in A? Ma solo per il fatto che si gioca con Milabas ora. Gabio, grazie per il follow, buondì. Ina sta bene, infatti, concordo. Ina sta bene. Miguel da S. Brother, ma non si gioca solo della comp di Meliodas? Del PG tra i migliori. Tra i migliori. Ma Miguel, ragazzi, in S. Boh. Cazzo. Porco due. Nel piccione è piacere migliori. Dici che abbiamo messo Brunhilde in God, una come leva messa in S. Ma vabbè, ci penso, ma torna. Ma qui manca qualcuno, regà, eh. Ah no, è qua. Ma dicevo, ma Matron Halloween dove l'hanno messa? L'hanno messo dopo King, l'hanno messa. Ma che cazzo? Ma è in stile MK2 qua. Ma è uscita 20 anni fa, vabbè. Boh, io mi sento di lasciarla in A, Aru, sincero. Io mi sento di lasciarla in A. Che già, ragazzi, è un tier alto, ripeto. Ah, è un PG forte. C'è Terry in tier A, ragazzi, dai. Per me è in tier A. Ma sbaglierò, però... Triple S, certo. King, ragazzi. Ma ora si va su quelli forti. King e tier God, poco da fare. Palese, secondo me. Matrona tier S. Matrona tier S. Ma non la metto in God, ma la metto in tier S. Tier S è perfetto, dai. Per forza. Terry in tier S. Boh, sincero, io più quando lo trovo, parte il counterino, fa un cazzo. Cioè, ci sta che magari ulti shotta, per l'amor di Dio. Però, Lilia di Natale, God. Anche se io personalmente oscillerei tra S e God, però mettiamolo in God. Istin MK2, ragazzi, purtroppo, diciamo così, ma io più del B non mi sento di dargli, ma forse anche una C, sincero. Questo Kill Thunder, vabbè, Litz questa qua, pure in C la metterei. Lilia di Natale con Reliquia, anche qua stesso ragionamento. Kill Thunder va, buttavo in D per il momento. Melodas va assolutamente in tier God. No. Ma vedi che ci sta a mettere ban davanti a Margaret, ma Margaret ragazzi è Margaret. Lo giochi molto di più ovunque rispetto a ban.
Sì, King Ginnan Gear distrugge tutto, ragazzi. Veramente forte. È semplicemente imperatore. Ci sono tutti e due tipi di PvP. C'è quello ovviamente dove dovevi mettere gli equip, quindi gli equipaggiamenti. E si chiama Gear, perché giustamente ha i gear sui personaggi. Mentre l'Angear è quel tipo di PvP dove ovviamente, come dice il nome, non ha presente su di sé i equipment, quindi non ha gli equipaggiamenti su. E si chiama Angear, quindi senza gear, essenzialmente. Cosa Silver? Però qua ti dico, dominano un PvP, sì. King Geared King, però è nel Bird meglio Blitera, è vero. Quello che dite è vero. Però il fatto è che King è molto forte anche nel PvP, ragazzi. Il Pollen Garden di King è veramente forte. Ma non solo, anche in PvP. PvP, ragazzi, Pollen Garden usatissimo, fortissimo, fortissimo. Quella di Miralas smoggio subito. Infatti Miralas è un po' il counter di King, se così lo possiamo dire, perché quella meccanica che ha introdotto forte la rende inutile quasi. Però bella gabbia, grazie per il follow. Però poco da fare, il suo lo fa. Poi anche lì, ragazzi, l'ho sempre detto, dipende chi inizia prima, perché Miralas ha bisogno di tempo per boostarsi, un po' di attacchi. King turno 1 one tap, dipende da chi inizia prima. C'è un video riguardo sul canale che ho fatto apposta per parlare come invece al tempo tra Meliodas tra Salt Mode e The One. L'ho rifatto anche tra King e Meliodas. Ho fatto un po' un video su cosa avete visto, chi è più forte tra i due. Una piccola sfida, un piccolo ragioniamo e parliamone. Faccio ultime pescate di resto bagno per finire il giro. Dipende quante GM ti rimangono. Se te ne rimangono 50, fermati. Poi dipende anche lì quante GM ti rimangono per finire il giro. Quante te ne servono? Se te ne servono 80, finiscilo. Se te ne servono 270, no. O 340, per dirti. Dipende. Fa poco danno. Gatto, dipende in che team lo giochi il boder. Come ce l'hai uppato, le skin, se ce l'hai o meno. Dipende da un po' di cose. Facciamo in ordine anche la TRS, ragazzi. Ok, facciamo in ordine anche il TRS. Ma torna davanti perché il piccione è troppo forte. L'Ezekod è tornata sopra. Tarmina ancora si giochicchia. Lo sta bene in fondo insieme a Sari e l'Assault Mode. Emilia in cima. Deldis Fest, stessa cosa in cima perché si gioca. Sigurd qua ci può stare. Deleri in fondo. Merlin Summer, stessa cosa. La metterei un po' davanti, volendo. Direi così. Direi così. TRS, direi così. Forse anche così. Forse anche così. La farei un po' così il TRS io. Ah, perché LV, ragazzi, essenzialmente si gioca in ogni modalità PvE. In PvE, ragazzi, è ancora LV. LV, però, d'altro canto, necessita di una cosa che lo rende un po' vecchiotto, più che sono nel Winter God come nelle precedenti tier. Ha bisogno di una reliquia, che lo faccia a tornare su. Esatto, LV si gioca solo per la ulti. È la verità. I fan della tower, mezzi li fai con lui con la ulti. Poco da fare, i primi soprattutto, o lui o lui. Quindi, perché se sia un Melascola, sia un quello o quell'altro, o lui o lui. Capite? Purtroppo è la verità. Ma Terry così basso. Ma sincero, Terry io non mi sento di metterlo in TRS, ragazzi. Ci può stare però in TRS. Ma io personalmente vuol dire, vabbè, sei basso in PvP. Sì, però a volte trovo, ok, dei player che sono più alti di me di CP, hanno il team di vampiro purgatorio, e quel Terry va giù subito. Capite qual è il punto? Vado subito, c'è il counterino. Allora, quella ulti tira le nuccate. È vero, la ulti è molto forte. Questo non posso dire di niente, però. Qua. Bene, grazie per il follow. Perché quello che ho visto io ci sta che magari sia stato un Terry all'1. Golden, grazie per il follow, buondì.
Però, intanto buon pomeriggio a tutti ragazzi, benvenuti in live, grazie a tutti alla miriade di follow di oggi, davvero tantissimi, grazie mille. Siamo tra l'altro ragazzi vicinissimi alla soglia dei 20.000 iscritti ragazzi, se ci arriviamo in questa live, fantastici veramente. Credo però che, ripeto, come l'ho visto io Terra non mi sembra così forte, però se mi dite tutti che è rotto, perché magari io trovo quello che ce l'ha l'uno, trovo quello che non sa giocare, anche se magari è più alto di 12 CP. Però effettivamente l'ho visto anch'io, non nel mio PvP, fare tantissimo danno, l'ho visto. Non è che se lo sono inventato, magari ho avuto fortuna io di one tapparlo subito. E per quello che ho visto lo metterei sopra Litz. Litz e Zyaldris sono molto forti, perché comunque Litz è... niente, Litz Vukod, punto, c'è molto da dire. Zyaldris è tornato su con Meliodas, tra l'altro. Zyaldris con Kyo, coppia ormai impenetrabile. Arthur, ban purgatorio, se no Arthur sarebbe in tier 800 sotto. Gother, perché è ovviamente sempre Gother, ripeto, perché c'è... E in S perché c'è Gother Fest, Gother Verde, perdonatemi, non il Fest, l'Halloween. Tarmin ancora oggi si trova molto meno, ma fa sempre il suo. Molto meno, ripeto, ma fa sempre il suo, quindi S per me ci sta. Sul tempo si metteva in Goldor, in S ci sta. Sigurd è forte, Droll molto meno si vede come Saril e Lost Bane, però sono PG che comunque sono tra i migliori del gioco, punto. Sono tra i PG migliori del gioco, punto. Quindi Deleri, PvP ancora asfalta tutti, ci sono 27.000 varianti, però asfalta tutti. E Assault Mode, ragazzi, io lo metto ultimo nel tier S, perché sarebbe la tier A Assault Mode, primo del tier A, però Assault Mode in meta può ancora funzionare. Con King era tornato su, ma con il traditore di Meliodas è tornato giù un'altra volta. E lo metto in tier S, dandogli questa benedizione tier S, sperando che in futuro gli facciano questa fantomatica reliquia, dove finalmente lo rialzano un pochettino di potenza, limitando, anzi cancellando quasi qui la limitazione. Cioè, stavo per dire limitando la sua limitazione stessa. In che senso? Cioè, in tier list delle coppie. Dimmi Fabix. Sì, sì, è saltato logico come il pane, ma infatti di Medoxis l'ho messo lì solamente per beneficio del dubbio e della speranza che in futuro torni a essere Assault Mode senza essere così limitato grazie all'eventuale reliquia che mi ha fatto quella di ban, per dirti. Ah, ci sono tantissimi team con cui si può giocare King, ragazzi, si gioca bene o male ovunque. Come Meliodas, però Meliodas per me, a differenza di King, è molto 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 più versatile. Io la vedo così,